Dici, buon pomeriggio a tutti quanti. Volevo dire due parole semplici, veloci, solamente per tutti quei tifosi fratelli bianconeri che mi hanno veramente rotto il cazzo. Mi hanno veramente rotto il cazzo perché non si possono sentire dopo la sconfitta, purtroppo duramente, cioè, anche quella col boccone amaro di Roma, della Supercoppa italiana. Ci danno già per perdenti, sarà un anno di disastro, faccio anche gare qui, tutti allenatori, è perché Allegri se ne deve andare, perché quello non deve giocare, perché fanno giocare quello, perché fanno giocare quell'altro, avete rotto il cazzo, avete rotto il cazzo. Siamo al 13 d'agosto, che cazzo pretendete? Che siamo già in forma di strepitosi di campionato? Cosa pretendete? Che dovevamo fare già vincere? Sì, dovevamo vincere lo Supercoppa, dopo come abbiamo giocato, visto che abbiamo giocato male e ha meritato direttamente l'altro, però dopo come abbiamo pareggiato da 2-0, 2-2, 5 minuti, è logico che il boccone ti rimane male, prende il gol del 2-3 perché è deciglio, quel mongoloide là, poveretto, è andato via Lukaku, che mi sembrava una gazzella, che è un quintale e mezzo. Comunque va bene. Voglio dire solamente i tifosi, i miei fratelli bianconeri, quelli che sono pessimisti, che sarà un altro anno protagonisti, che in Italia ci saremo solo e esclusivamente noi. Tutto il resto c'è il vuoto dietro. E voi gufi tutti quanti continuate a dire triplete, Doha, Cardiff, Roma. Continuate, continuate. E quando sarà il momento ancora noi a maggio saremo ancora noi a festeggiare. E voi starete ancora lì a essere da spettatori e vedere noi che festeggeremo e aspetterete noi che purtroppo perderemo per gioire, se succederà che perderemo. E comunque voglio dire che avete rotto il cazzo di fare gli allenatori al 13 agosto, avete rotto il cazzo. Domani tutti a Torino a incitare la squadra perché ha bisogno di noi, fino alla fine, forza Juve.